Siamo qui con Alessandro Sant'Angelo, dirigente Matese Football Club. Due gare in Coppa Italia a 6 punti. Come inizio non è male. Sì, assolutamente. È importante, era importante partire determinati con delle vittorie, soprattutto noi come società che stiamo ripartendo da zero. Purtroppo sappiamo tutti che la scorsa stagione non è andata bene, quindi stiamo provando a ricostruire da zero. Abbiamo costruito una squadra, tranne con due o tre elementi della scorsa stagione, tutta nuova, quindi era importante che si incominciassero a conoscere, che il gruppo incominciasse a prendere confidenza e ovviamente sappiamo tutti che le vittorie in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, sono importanti per creare il gruppo. Sabato inizia il campionato, si fa sul serio quindi. Sì, per noi è importante continuare questa serie di risultati, di continuare a costruire il gruppo, di continuare a costruire una società che in questo momento, purtroppo, non per ribadirlo, ci portiamo delle macerie dell'anno scorso. È importante creare una base e da questa base poi dobbiamo portare anche i risultati. Sabato inizia il campionato, noi non abbiamo nessuna velleità per quanto riguarda la classifica, vogliamo soltanto giocarcela ogni partita e fare il meglio possibile, che poi quello è quello di vincere ogni partita. Sabato fuori casa a Boiano, avversario ostico. Assolutamente, quest'anno come non mai in questo campionato che io ricordo negli ultimi 25 anni ci sono 7-8 squadre veramente ben attrezzate e altre squadre con 5-6 giocatori di livello, tra cui anche il Boiano, un campo molto ostico dove negli anni il Boiano ricordo campionati che ha fatto perdere campionati a squadre importanti. Ci sono giocatori di qualità come Mauriello, Perrella, che sono anni che fanno questa categoria. Noi dobbiamo soltanto cercare di essere determinati e fare il nostro gioco ed esprimere la nostra qualità, perché noi abbiamo qualità nella nostra rosa e possiamo andare lì a dire la nostra. Disponibili per sabato. Abbiamo qualche defezione, un po' per qualche affaticamento, un po' la squalifica di Sisca, che voi conoscete benissimo, che è stato già con voi negli anni passati in Serie D, il difensore, e quindi non proprio al 100%, però la squadra, chiunque scenderà in campo, risponderà al meglio, questo ne sono sicuro. Dalla redazione di Caserta Sera è tutto. Miriana Lanzone per casertasera.it.